Fase a gironi che mette a confronto due tra le possibili candidate alla vittoria finale di questa competizione. Manca poco al calcio d'inizio, non cambiate canale. Si accendono i riflettori su questa sfida. Il grande calcio ancora una volta protagonista qui su EA Sports. Pierluigi Pardi, Daniele Dani, di nuovo in cabina di commento per raccontarvi questo match. Match valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Si affrontano Sturm Graz e United. Ospiti che hanno sfruttato al meglio il fattore campo nella prima partita. Vedremo se riusciranno a centrare la seconda vittoria di fila oggi. Vediamo con l'aiuto della grafica la formazione con cui si schierano in campo quest'oggi. Giocano con un rifinitore dietro le punte, un centrocampista invece a protezione come vertice basso. 4-4-2 con Rombo, ti convince Lele? Non del tutto, sai Pier, anche se riconosco sia difficile entrare nel merito delle scelte del tecnico. Evidentemente avrà analizzato la partita, studiato gli avversari e in fase di preparazione avrà ritenuto questo il sistema più adatto per affrontarli. Ecco l'11 di partenza dello United. È 4-3-3 con un tridente offensivo leggero, questa è la scelta dell'allenatore per la sfida di oggi. Ha preferito schierare tre punti di movimento brave nell'uno contro uno, Pier, sacrificando magari anche qualcosa sotto il profilo fisico in modo da sfruttare la loro rapidità per seminare lo scompiglio nella difesa avversaria, per poi favorire gli inserimenti da dietro dei centrocampisti. Può essere interessante. Sfida valevole per i gironi della UEFA Champions League. Era fallo, ma c'è il vantaggio. C'è l'errore, regalano il possesso. Tentativo di chiusura. Occhio perché perdono un pallone pericoloso. Ben posizionato qui il portiere che si è limitato ad accompagnare la conclusione sul fondo senza intervenire. Aveva capito subito che la palla sarebbe uscita. Spinge lo United a caccia di spazi. Va al tiro. 1-0. Partenza aggressiva e il gol è già arrivato. Possiamo apprezzare meglio qui l'azione del gol. Ha mandato al bar, è il proprio marcatore. Ha eluso bene il pressing, eh? Poi l'ha piazzata alle spalle del portiere. Hanno aperto le marcature con questo gol. 1-0. Arbitro che interviene per sanzionare questo intervento, vuole tenere evidentemente la partita sotto controllo. Ammonizione che arriva dopo pochi minuti, l'arbitro non vuole farsi sfuggire di mano la gara. Intervento onesto, non cattivo, ma il giallo ci sta, Pier. Anche per placare sul nascere possibili vendette. Lo United prova della metà campo avversaria. Passaggio mal calibrato. Può crossare. Tutto fermo e offside. Palla riconquistata, possono ripartire.
Ottimo il pressing con la formazione avversaria che fa fatica ad uscire dalla propria metà campo. Nessun problema qui per il portiere. Azione che si fa interessante. Ottimo recupero del pallone. Mbappé. Rodrigo. Mbappé. Mbappé non sbaglia qui. Questo replay del gol. Aveva spazio per calciare in porta, non se l'è fatto ripetere due volte. Ha lasciato partire una botta imparabile per il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Interrompe l'azione e recupera palla. Ronald Araujo. Fofana. Cercano col tiki-taka il momento giusto. E c'è la rete e vanno a più 3 dagli avversari. Momento chiave del match. E rivediamo ancora il gol. Ha superato bene il proprio marcatore. Non ha davvero lasciato scampo al portiere con questa botta dalla media distanza. Hanno aumentato il vantaggio grazie al gol del 3-0. Pallone che viene intercettato. Fofana. Può sfruttare lo spazio lungo la corsia. Libera l'area qui. Che sì. Possono colpire di rimessa. Prosegue la sua avanzata. Traversone che viene murato. Non ha dubbi l'assistente, fuori gioco dunque. Sapeva di essere oltre l'ultimo difensore, ha provato a rimettersi in gioco ma senza successo. Ospiti che hanno giocato un numero superiore di palloni. Come dimostrano le percentuali sul possesso palla, stanno letteralmente dominando il gioco. Fanno correre a vuoto gli avversari, il giro palle veloce ed efficace, preciso. Trovano sempre l'uomo libero tra le linee per concludere a rete. Il risultato rispecchia perfettamente quello che si è visto in campo finora. La differenza tra le due squadre oggi è netta. Bravo qui a mettersi sulla traiettoria del passaggio. Mbappé! Parata straordinaria, come un gol. Occhio al tiro della bandierina. Non riesce a liberare, palla ancora buona. Se la cavano. Occhio al contropiede. Occhio qui al contropiede. Palla che esce di nulla qui. Una ripartenza quasi perfetta. È mancato solo l'acuto finale. Tornano in possesso di palla. Può colpire da lì. Dice di no con questo intervento. Palla verso il centro dell'area. Ci è andato di testa, conclusione che si è persa largamente sul fondo. Deve aver chiuso gli occhi al momento dell'impatto, perché non mi spiego una conclusione del genere. Non ha dato direzione alla palla. Camavinga. C'è spazio per andare. La mette in mezzo. Il portiere salva la porta. C'è spazio, attenzione.
tiro ribattuto. La mette in mezzo, spazza via. Ottima l'opposizione del portiere. Portiere grande protagonista nell'occasione precedente. Sembrava battuto, ma è riuscito a salvarsi con una parata che finirà sicuramente negli highlight del match. Recupera un pallone pericoloso qui. Ha spazio. Lascia partire il traversone. La controlla bene nel traffico. L'extra time sarà di 2 minuti. Che sì. Palla deviata, sarà corner. Crossa nel mezzo. Riescono a recuperare bene. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Tentativo di chiusura. Occhio perché per... Inizia la ripresa in questo match della fase a gironi di Champions. Lottin. A metri per andare. Decisivo quell'intervento. Portiere che non può lasciarsi sorprendere su questo tiro. Pallone riconquistato, possibilità. Lancio fuori misura, palla recuperata senza problemi. Ferma tutto con questo intervento rischioso. Si parla di questo giocatore come uno dei possibili obiettivi dello United. Attenzione a questa occasione. Ha calciato di potenza qui, sfiorando il gol. Non è stato molto fortunato qui, ma da quella distanza poteva e doveva almeno inquadrare la porta. Cerca il tiro da lontano. La respinta del portiere, palla ancora in gioco. Palla che finisce sul fondo, ha perso una buona occasione. Il grande calcio non si ferma, questo è il prossimo match che potrete seguire sempre qui sulle frequenze di EA TV. Pier, non vedo davvero l'ora, sono due squadre che giocano un calcio veloce, votato all'attacco, sono sicuro che ci divertiremo. Occhio qui, ci sono metri per Mbappé. Palla buona per Mbappé. E c'è il gol, prestazione superlativa, tripletta per lui, non ci sono più aggettivi. Stava schiacciando un pisolino qui, Lesto l'avversario a rubargli la palla e far ripartire l'azione che ha portato al gol. Un errore davvero grossolano. Ennesimo gol. Allenatore che sembra molto soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. 4-0 e partita che sembra ormai in cassaforte. Può andare uno contro uno col portiere. Ha calciato forte, spedendo fuori da una buona posizione. Poteva girare il portiere, batterlo con un tocco morbido. Secondo me ha chiuso gli occhi, ha provato la botta.
Motta sperando che entrasse. Occhio alle sovrapposizioni. C'era solo la potenza in questo tiro. Chissà cosa sarebbe successo se l'avesse alzata un po' meno. Sono d'accordo con te, Pier. La palla sembrava destinata in porta. Solo un po' di imprecisione qui. Occhio a Camavinga. A metri per andare. Ci mette il corpo sul tiro. Legge bene la traiettoria qui. Attenzione perché è pericoloso. Entrata decisa. Sesso gettato via. Può effettuare il cross. Ottima la copertura. Palla troppo lunga, si ripartirà con una rimessa laterale. L'allenatore è pronto a effettuare un cambio. Stankovic. Recupera palla ed evita guai. Lautaro Martinez. Ottima occasione. Si fa saltare facilmente. Occhio. E c'è il gol. La giornata da incubo per il portiere avversario. Il replay ci permette di apprezzare meglio la giocata con cui si è liberato del difensore. È stato quindi un gioco da ragazzi mettere alle spalle del portiere sfruttando la situazione di 2-1. Partita a senso unico, si attende soltanto il fischio del direttore di gara. Pallone che viene intercettato. C'è spazio sulla fascia. Va via il proprio marcatore. Parata in tutto, decisiva del portiere. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Prova a spazzare, ma male qui. Ottimo l'intervento del portiere. Un altro calcio d'angolo adesso. Attenta qui la difesa. Grande parata questa. Nuova possibilità dalla bandierina. Ha lasciato partire un gran tiro, pallone che è uscito abbondantemente. Doveva passarle invece di andare in porta, dai. Recuperano bene il pallone. Siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Pallone intercettato senza problemi. Rodrigo. E c'è il gol, prestazione superlativa, tripletta per lui, non ci sono più aggettivi. E con questo sono 3, Pier, tripla, e sottolinea l'ottima prova sua di tutta la squadra, si merita questo replay. Partita che assume ormai una fisionomia molto precisa. Prosegue qui dell'avanzata. Siamo entrati negli ultimi 5 minuti di gara.
può crossare da lì. Ferma un'azione pericolosa qui. Intercetta bene, attenzione. Prova. Intervento puntuale del portiere che si tuffa e levita il peggio. A metri per andare. Può provare da lì. Il portiere dice di no. Ci sarà dunque un cambio. La mette in mezzo. Spezza l'azione e rinvia. Occhio al tiro. La tiene lì senza problemi il portiere. Ferma tutto e riconquista il pallone. Così può bastare, importante vittoria fuori casa dunque. È un successo questo che non ammette repliche. Una prestazione più che convincente che lascia ben sperare per il futuro. Il tecnico può essere davvero soddisfatto. Straripante, come spesso accade, Mbappé, che ha fatto impazzire oggi i difensori avversari con la sua velocità e i suoi strappi. È stato il protagonista assoluto del match, oltre che per la vittoria può essere contento per una prestazione di altissimo livello, è coronata da questa...